Eder, Mech, Pallister. Molto tempo, da 20 giorni? Questo non posso dire la verità. Non c'erano segni di animali che hanno... Questo non posso dire, dovete parlare con la terra. Grazie. Grazie, grazie al cuore. Per ovvi motivi, e non per non dire... No, no, ma sappiamo. No, ma era in posizione rannicchiata? Siamo di secchia. Quello possiamo dire di secchia. Sofferenze da taglio o qualcosa? È da prendere quello che è. Onde non manipolare niente. Quindi non avete neanche controllato, guardato nulla? Dovremmo fare con calma, perché no, grazie. Rischiamo di inquinare tutto, poi un ambiente all'aperto, con erba, terriccio e tutto il resto. Ma il corpo è stato riconosciuto da qualcuno? Questo non me lo so dire. Deve dire la Fiat. Grazie. Grazie. Grazie dottore. Grazie dottore, buon lavoro. Purtroppo in più non posso dirvi. Essendo il cadavere a terra, facciamo fra l'erba, il terriccio, lo resto si dice di alterare qualsiasi eventuale traccia potesse essere utile. Quindi è tutto ancora da accertare. Il corpo era lì da tanto tempo? No, è tutto da accertare. Avete detto che ha lasciato esattamente com'era la situazione per non inquinare le prove. Cosa ha trovato? Ci siamo sempre chiesti come mai la procura di Trieste ha agito in questo modo contraddittorio, ma dopo aver visto come sono state eseguite le rilevazioni sul corpo di Liliana appena ritrovato, forse abbiamo trovato una risposta. Loro sapevano che con quelle azioni maldestre avevano cancellato ogni traccia di un possibile assassino sul luogo del delitto, e allora diventava fondamentale per loro chiudere per suicidio in modo da evitare che venissero fuori questi scheletri dagli armadi. Oggi sono 2 anni e io praticamente sto scontando l'ergastolo del dolore. Ieri il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, si è tuffato con l'acqua alla temperatura di 6 gradi. Dimmi te il marito, che cerca la verità e vuole sapere, fa la sauna, si butta in acqua, si fa riprendere in più punti. Ma scherziamo? Niente. Dopo 2 anni ancora non sappiamo niente. Sono tuttora sicuro che non si tratti di suicidio. Poi vedendo le carte, vedendo le indagini, non capisco come la procura abbia potuto stabilirlo. Come ve lo spiegate oggettivamente? Il sostituto procuratore spiega i lividi sul viso dicendo che Lilly avrebbe sbattuto la faccia sugli alberi nel bosco. Ma scherziamo? Non so più cosa pensare. Io avevo chiesto al marito Sebastiano di andare a cercarla insieme e lui mi aveva detto di aspettare. All'inizio ho pensato che avessero litigato e che lei si fosse nascosta. Lui ci ha preso in giro per 30 anni. Non so se è responsabile materialmente della fine di Liliana, però lui sa di sicuro cosa sia successo. È palese. 3 giorni dopo mi ha chiamato nel suo studio, laboratorio, e mi ha detto che non riusciva a vivere senza Liliana perché aveva una pensione di 560 euro al mese. Quindi un interesse economico c'era. Lui voleva ereditare soldi di Lily e la sua pensione di reversibilità. E infatti ha avuto tutto quello che doveva avere, legalmente. Nemmeno per idea se ne sarebbe andata così. In primo luogo lei non si sarebbe mai suicidata, perché aveva tante cose per la testa. Voleva bene a mia figlia, era come se fosse sua perché lei non aveva figli. Era orgogliosa che lei studiasse, che andasse bene all'università. Aveva degli obiettivi per l'anno a venire, doveva accompagnarla a Londra. Lì aveva un'amica che voleva andare a trovare, mai più avrebbe pensato al suicidio, mai. E poi aveva paura di farsi del male, figuriamoci se si sarebbe suicidata in quel modo, nemmeno per idea. Avrebbe piuttosto preso delle pastiglie, a casa, a letto. L'hanno trovata, con i vestiti integri, in quel bosco, ed è strano, lì è pieno di rovi, si sarebbe almeno strappata il giubbotto. Invece aveva le scarpe pulite, una sì e una no, ma come ci è finita così, saltellando su un piede, non è plausibile. Non ci è arrivata sola lì. L'ultima volta l'avevo sentita 2 giorni prima, per messaggio. Ci siamo visti il dal 6 al 7 dicembre, e abbiamo preso il caffè assieme. Via WhatsApp ci sentivamo tutti i giorni. Era tranquillissima. Aveva parlato con mia moglie, con mia figlia, aveva raccontato di essere stata dalla parrucchiera per avere i capelli a posto per Natale.
Il giorno della scomparsa lei ha ricevuto i miei messaggi e non mi ha risposto. Dopo pranzo ero preoccupato, e l'ho chiamata. Mi ha risposto Sebastiano, e mi ha detto che Liliana era uscita lasciando i telefoni a casa. È stata come una picconata sulla schiena, mi sono allarmato, Liliana non usciva mai senza cellulare. Lei era abitudinaria e precisa. Ad agosto, l'ho accompagnata a casa con la spesa, ho bevuto una birra e lei mi ha mostrato dei quadri con dietro dei codici della banca. Lei me li ha fatti vedere, perché, mi dice, non si sa mai. E mi ha detto che Sebastiano non ne sapeva niente. Io le ho mostrato la mia app della banca, e basta. Quando sono andata a casa sua dopo la sua scomparsa non c'era più niente dietro al quadro. Non mi aveva detto questa cosa pensando ad un suicidio, anzi col senno di poi ho pensato che lei stesse riflettendo sul fatto di andare via di casa con Claudio. E io avrei fatto da tramite per recuperare le sue cose in casa in cui non sarebbe più tornata, tra cui i codici della banca. Gli avevo chiesto di Sebastiano e lei mi aveva detto che era tutto come al solito. Penso che le indagini siano partite male e siano state svolte anche peggio, per chiuderle prima. Loro erano convinti del suicidio e basta. Non so perché, non riesco a capire, perché anche se fosse stato un suicidio, dovevano comunque indossare le tute bianche e usare tutte le attenzioni del caso. Tu devi dimostrare che sia suicidio e non il contrario. Forse non volevano indagare di più, volevano chiudere in fretta, come se mia sorella fosse una morte di serie B, una persona che ha lavorato tutta la vita, che ha pagato i contributi con cui lo Stato sostiene le spese per la giustizia. Non hanno fatto niente. La riesumazione servirà per spiegare meglio i segni che Liliana ha sul corpo e spero che la dottoressa Cattaneo rispetti la fama che ha e che dia delle risposte. Che si pensi all'omicidio e non al suicidio. Ci sono delle botte in faccia, sulla mano, sul seno destro e coscia destra come se fosse stata strattonata o spinta. Ci sono dei segni oggettivi, ho visto le foto, e i segni si vedono. Vorrei che la professoressa Cattaneo li spiegasse. Durante la prima ispezione dicono che non ci fosse odore, e questo è molto strano. Per me era congelata. Però sono chiacchiere, da 2 anni parliamo e ci chiediamo se sapremo mai la verità. Oggi è l'anniversario della sua morte, siamo stati al cimitero sulla sua tomba. C'era mia cugina Silvia, Claudio Sterpin, i vicini Gabriella e Salvo, e anche l'amica Lucia, abbiamo messo un fiore. Oggi sono 2 anni e non sappiamo ancora niente. Le indagini sono ancora bloccate, non hanno risolto niente. Io spero che si riesca ad arrivare alla verità. Sebastiano e gli inquirenti non diranno nemmeno che sono spariti i sacchetti della spazzatura. Come mai? Questo non lo so, come tante altre affermazioni che ha fatto, che dopo non ha trovato riscontro oppure li cambiava. Difatti, se la questura e la polizia avesse visionato subito le telecamere e vedevano appunto che c'era questa signora con i sacchetti, anche le indagini potevano avere un'altra direzione. Si riusciva forse a capire meglio e subito cosa era successo. C'è qualcosa che ti manca di Liliana? Tutto. Io stamattina mi sono svegliato per l'ennesima volta sopra le lenzuola che ha portato lei e su quei cuscini e con lei che non c'era vicino come avrebbe dovuto essere. Punto. Cioè, ognuno può immaginare per conto proprio cosa può provare una persona che non c'è. Tocca al letto, vuoto. Le domande sono sempre le stesse, quelle di 2 anni fa. Non abbiamo avuto risposte plausibili né per una teoria né per l'altra. Noi siamo sempre stati disponibili ad accettare anche il suicidio, che non ci crediamo, però lo accettiamo se ce lo dimostrano. Ma dopo il video di ieri sera, che comunque Sergio aveva già ed è depositato gli atti, ci fa pensare che le cose non sono state fatte nel modo giusto. Non è stata rimossa, è stata girata la testa di qua, la testa di là, le impronte, tutto quello che sta in quel video fatto
dai medici legali, dalla scientifica, ci fa vedere che le cose non sono state fatte nel modo giusto. Io non sono un'esperta, però sono un'appassionata di libri gialli e di eccetera. E quindi ho visto subito che qualcosa non andava. Non c'hanno le soprascarpe, non hanno fatto i rilievi sull'erba, sugli alberi, niente di niente. E siamo ancora qua a chiederci perché. Perché non ce l'hanno fatto vedere? Questa è un'altra domanda che non abbiamo avuto risposta. Perché infatti il riconoscimento voi l'avete fatto solo tramite delle fotografie? Sì, da fotocopia. Ma noi ingenuamente siamo andati in questura, io e Sergio, con quella che la vedremo il giorno del funerale, come fanno vedere tutte le salme, no? Prima la portano nella cappelletta, la aprono, tu puoi salutarla, gli amici la salutano, poi chiudono la bara e si fa la funzione. Lei aveva la bara chiusa perché dovevamo fare casino quel giorno, dovevamo fare casino in cimitero quel giorno che volevamo vederla. Ci hanno preso in giro, ci hanno preso. Perché? Io ho avuto un cugino che è morto di un incidente stradale, l'hanno in camera mortuaria, ti sto parlando di 30 anni fa, in camera mortuaria l'hanno fatta vedere la sorella, che è arrivata il giorno dopo dalla Toscana. E noi non siamo riusciti a salutare Liliana. Noi siamo da 2 anni in questo limbo. Non ne usciamo proprio. Anche perché non l'abbiamo salutata. Non l'abbiamo vista, non l'abbiamo accarezzata per l'ultima volta. Perché? Cosa siamo noi di serie B? Cos'è che dovevano coprire? La faccia tumefatta l'avevamo già vista. Io e Sergio, con tutto ciò che stava in quella foto. Qualcuno mi sa rispondere? Sono Gabriella Micheli, amica della signora Liliana Resinovic, scomparsa da questa mattina circa verso le ore 9. Trattasi di una persona normale, pensionata e in buona salute. Incomprensibile un suo eventuale allontanamento volontario e anche che sembra strano che abbia dimenticato i telefoni a casa. Lascio il mio numero per eventuali richieste. Il marito amico comune signor Vicentin Sebastiano è molto preoccupato. Aspettiamo anche da voi di sapere cosa fare. Grazie. Attendo conferma di ricezione. È proprio Gabriella la prima persona a lanciare ufficialmente l'allarme. Sa, un dato momento noi quel pomeriggio quando siamo andati là, anche avvisati da io da Salvo, quindi è stato tutto dopo aver mandato quel messaggio a Lilli, tengo a specificare a Lilli, non al marito. Ecco, non era un messaggio di ansia, non era un messaggio che ti ordino dove sei, era un messaggio, ma veramente, come succede che potrei mandare anche a lei, un messaggio, Lilli, ho un regalo per te, punto. Quindi non riesco a capire perché quando arriviamo là ho sempre percepito, abbiamo percepito, un remare contro. A un dato momento, io credo che quella mail che ho inviato all'UPG, e avevo parlato con la sala operativa, infatti nella mail io scrivo che assolutamente noi presenti, quindi noi, il marito che era molto preoccupato, e lo scrivo pure, non Liliana, essendo una persona sana di testa e di corpo, non avrebbe mai potuto allontanarsi volontariamente. Quindi pensiamo che sia successo qualche cosa. Quello che non capisco è come mai quella sera, poi quando ce ne siamo andati stressati via da casa di Sebastiano perché non si riusciva a comunicare con lui, gli do la disponibilità di accompagnamento se decide e cambia idea di andare in questura. Infatti lui ci telefonerà e andiamo giù in questura. Ma l'operatore, l'ispettore che è entrato dalle volanti, non conosceva quello che era successo nel frattempo, perché la sala operativa o chi per essa non ha comunicato poi all'UPG giù alle volanti chi ha preso la denuncia. Quindi praticamente è nata una roba zoppa, secondo me. Quindi gli investigatori non avrebbero mai ricevuto questa denuncia? Per quanto mi riguarda, no. E quello che mi meraviglia è che come povera successa alla Giulia, poverina, qui praticamente già io dico con il marito
che non può essere un allontanamento volontario. Quindi perché poi viene modificata? Non viene, ma viene presa come un allontanamento volontario. Cioè non hanno proprio preso in considerazione, ma proprio neanche per niente, quello che io scrivo. Io volevo precisare questo, che la prima settimana lui è venuto da me 3-4 volte, è stato accolto, gli ho offerto il caffè, abbiamo chiacchierato, parlato con mia figlia, ma di Liliana, di quello che era successo non ha mai parlato, ha parlato però dei 10 anni della morte presunta, la stavamo ancora cercando. Lui dice che ha detto che ha il magazzino alla polizia e non era vero. Lui dice che alle 10:30 era a casa, in polizia non lo dice. A me dice che ha la luce accesa in cucina e nel verbale non c'è. Dice che conosce Claudio, a me lo dice, che conosce Claudio e poi per mesi, anni dice che non è vero. Ma come si fa? Lui mi telefonava, vengo a prendere caffè da te. No, grazie. Io non posso stare con una persona che quando io gli chiedo com'era vestita non lo sa, ma hai fatto colazione insieme e non sai se aveva il pigiama, la vestaglia, la tuta. Gli ho dato molte possibilità. Quando gli ho chiesto ma cosa pensi sia successo, sarà andato in auto con qualcuno, e lì mi sono arrabbiata perché gli ho detto ma scusa, mia cugina non è una scema che sale in auto con il primo venuto, stai pensando ad un amante? E mi risponde può essere, e dopo va a dire per settimane che lui non crede a Claudio, ma lo ha messo lui che forse aveva un amante. Mia figlia mi ha detto è venuto qua, mi ha detto tu non devi andare più in televisione. Perché non devo andare più in televisione? Per contrastare le tue bugie, almeno per quanto mi riguarda, per quello che hai detto a me, perché io non ho motivo di dire bugie. Che motivo avrei? Se lui fosse stato una persona, quando si metteva con la copertina ad aspettare le TV, quando è andato a telefonare a tutte le TV il giorno che abbiamo fatto che siamo stati all'agenzia funebre, ci siamo ritrovati tutte le televisioni sotto casa, quando lui invece di stare con noi in casa se ne stava giù, e poi 2 giorni dopo dice che gli abbiamo rubato gli oro, i soldi, che abbiamo fatto gli sciacalli. Come posso confrontarmi con una persona del genere? Voi lo avreste fatto? O andavo in televisione ogni 5 minuti come lui a ribadire che stava dicendo bugie, oppure ho cercato di allontanarlo. Ma lui è passato di qua di recente davanti a casa mia, si è fermato, ha guardato dentro, era con qualcun altro in auto, non so chi perché non ho fatto in tempo a vedere. Perché non si è fermato? Io dovrei chiedere scusa a lui, è lui che deve chiedere scusa a noi. Quando io ho mandato Sergio a fare la foto dell'armadio c'era un motivo, perché lui ha detto che non sa con che giubbotto è uscita. Io gli ho detto ma guarda, tu hai tante foto con i giubbotti di Liliana, prendi una foto, c'è il giubbotto blu, guardi in armadio, no? Il giubbotto blu c'è, e così passi tutti i giubbotti che hai nelle foto. Non l'ha fatto, e poi il giorno del riconoscimento se ne esce col giubbotto nero o grigio, adesso non mi ricordo, che metteva sempre. Allora sai con che giubbotto è uscita? E poi il fatto dell'orologio rosa, chi l'ha detto agli inquirenti quel giorno del ritrovamento di trovare l'orologio rosa? Era per far vedere che era lei, se non la trovavamo così presto? Cioè, mi capite, riuscite a capire le nostre domande? Capiamo, sono di tutti noi, e non è perché io voglio un Sebastiano colpevole. Io ho sempre detto, avranno litigato, gli avrà dato un ceffone, si è sentita male, però il seguito non va bene, perché se anche fosse successo una litigata, chiamavi i soccorsi. Se lei si è sentita male in auto con te o in magazzino o non so dove, chiama i soccorsi. Nessuno ti avrebbe fatto una colpa. Quindi Sebastiano potrebbe essere un tipo violento, uno che abbandona una persona ferita in quelle condizioni, facendola poi morire. In un momento di ira sì. In un momento di ira sì, perché lui non fa vedere quando è arrabbiato. Lui basta guardarlo in faccia quando è arrabbiato e ti prendi paura. Quando Liliana avrebbe voluto parlare con me di questo o di altro,
lui si alzava, Liliana dobbiamo andare. E così faceva con la cugina in Istria, appena si accorgeva che magari noi uscivamo in giardino, ma aveva paura che lei ci raccontasse qualche cosa e se la portava via. Loro stavano qua al tempo di un caffè, perché non voleva il contatto, non voleva l'intimità. Io una volta erano qua, gli ho detto per scherzo, Liliana, stavamo scherzando ovviamente, quando sei stufa di lui vieni da me, adesso sono sola, che sono rimasta vedova, ho detto guarda abbiamo posto a sufficienza. Perché non è venuta da me? Perché? Perché non ha chiesto aiuto? Noi abbiamo i nostri rimorsi sicuramente, perché non abbiamo capito, ma non potevamo capire, perché il tempo che lui ci lasciava con lei era troppo poco per capire questo. E lei, come ho sempre detto, sistemava prima. Era una persona riservata, lei era in grado di gestire la sua vita da sola, non aveva bisogno di una mano da nessuno. E quindi anche questa volta, se lei aveva deciso di andarsene, lo avrebbe fatto con tutti i crismi. Io in quest'ora l'ho detto subito, lei sistemava Sebastiano, non lo lasciava, come si dice in triestino, in braghe di tela, anche perché era quella che guadagnava di più, quindi comunque avrebbe dovuto aiutarlo. Claudio lo conosco, io Claudio lo conosco da 40 anni, se lei è un amante lo va a dire in piazza? Se lei è un amante lo va a dire in piazza? Hai uno che ha marito e ha amante, lo va a raccontare in giro. Lo va a raccontare quando molla uno. Perché avrebbe dovuto dirlo. Questo l'avrebbe detto quando avrebbe sistemato le cose. Quando forse sarebbe andata ad abitare in un altro appartamento. Quando tutto era sistemato l'avrebbe detto. Perché doveva dirlo prima e affari suoi? No, ma scusi, io ho un amante, ho un marito, sto per lasciare il marito, non ho ancora fatto niente, non l'ho detto, forse neanche a lui, e lo vado a dire agli altri. Come sempre si tende a generalizzare. È vero che se tu hai un amante e sei una persona riservata non lo dici a nessuno, perché se poi quella relazione clandestina naufragasse, la persona che tu conosci saprà per sempre quel tuo segreto molto fastidioso. Non solo, se tuo marito non lo sa, c'è anche il rischio che questa persona poi a sua volta lo racconti ad altre e che alla fine tuo marito venga a saperlo e non da te. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.